is your destiny. Flawless victory. Get over! Choose your destiny. Flawless victory. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Mortal Kombat 11, la storia. Nello scorso episodio abbiamo fatto il culo, cioè Kitana ha fatto il culo a Shao Kahn. E purtroppo Kotal Kahn è dovuto andare in pensione perché Shao Kahn gli ha rotto le ossa, gli ha rotto la schiena, come vedete lì appena il filmato, e lo ha buttato a terra. E poi abbiamo battuto Kabal, però nella versione brutta, perché senza maschera è più figo con la maschera. Ma vabbè, una cosa che non ho detto nello scorso episodio, perché l'ho creata proprio dopo aver fatto sto video, è la intro, la nuova intro di Mortal Kombat 11, che ci accompagnerà per ogni video di Mortal Kombat. Comunque iniziamo. Pallottole e pistole, Sonya Blade. Abbiamo appena battuto Kabal. No, non lo farò. Pensate, ci ucciderete, che lottiamo o no? No, mi hai scoperto. Ma regalaci dello spettacolo. Sarà meno doloroso. Coraggio. Non vedevi l'ora di pestarmi. È la tua occasione. E dovremmo dargli questa soddisfazione? Beh, no. L'hai detto. Ci uccideranno in ogni caso. Ma guadagneremmo tempo con uno scontro. Quindi... smettila di fare la diva e attacca! Oh! Mamma mia! È stato appena salvato, se no gli sarebbe arrivato un altro scontro, un altro pugno. Come cavolo fanno a far spaccare le femmine? Lo pistolero de novo. Eccolo. Ma che vuoi fare, Johnny Cage? Sei debole ormai. Leggendaria Sonya Blade. Questo è tutto da vedere. Aaron Black. E mi sta proprio secca.
chi è? Cavolo! Boom. Vabbè, ci rifaremo a questo scontro. Qual erano le sue mosse? Ma è manco zero, proprio meno uno di disciplina. Cavolo. Eppure l'ho colpito. Boom, fatto a pezzi. Tenente! Ha bisogno di cure. Facciamoci strada fino al punto d'evacuazione. Prendi questi. Strage. Occhio Munco si è preparato, magico. Ecco, Occhio Munco si è addestrato. E adesso due addito. Perché scappa, cano? Il bello di questo futuro è che sono vivo e tu sei morta stecchita. Il brutto è che ti hanno ucciso quelli del regno occulto. Volevo farlo io. Godiamoci questa nuova occasione. Tutte e due monchi sono. Perché? In questo futuro sei vivo, ma posso rimediare. Ma perché? Perché sempre il canon del passato e non quello del presente? Che c'è troppo munco per combattere? Tiè zero disciplina.
riposo. E qua. Ma che hai fatto quello che fa Raiden? Il fulmine volante. Ah. Questa mi è nuova. Cavolo, no. Tiè. Spezziamo la monotonia. Questo è un bel problema. Ah. Riuscirai a rompergli il collo prima che io scorsi il bell'imbusto? E ricorda, è un 2 per 1. Con lui muore anche tua figlia. Grazie, Kano. Per cosa? Per avermi ricordato le regole. Ah, l'occhio. Addio, Canon. Ma non dovrebbe essere cambiato qualcosa? Io non ho mai giocato ai capitoli precedenti, ho giocato solo all'X, XL mi sembra che si chiama, o l'X, non lo so. Dove c'era uno scenario di ghiaccio, ecco, prendete in considerazione boss. Questa cosa. Questa te la rubo per Time Quake. E quindi in pratica dovrebbe essere cambiato qualcosa. Potrei offrirti una cena? Sai, per avermi salvato la vita. E per scusarmi di essere, me. Senza impegno. Niente candele. La pazienza è una virtù? Das. E lui, grazie alle morti e alle rinascite, diventa sempre più forte. Quindi questa volta sarà un pochino più complicato combatterlo. Ma giusto un tantino. Oddio, che ha fatto con le gambe? Vabbè. Chi è il dannato ospite d'onore? Geras. Serve Cronica. E tra l'altro è immortale. Ho affrontato uno come lui in Fatal Infinity. Portatelo via. Io lo terrò occupato. Famogli il culo. Sonya Blade. Madre di Cassie Cage. Sì. E allora? Cassie Cage ha sconfitto Shinnok, figlio di Cronica. Io incarno la sua vendetta. Ok. Fight! Com'è stato facile, ammazza. Cronica, ti devi impegnare un po' di più con le modifiche. Ok, inizia ad essere forte. Cavolo. Un lavoro per Pivelli. Ah.
Adesso tocca a me e fine dei giochi, Keras. Sta lontano da mia figlia. Pure. Sopravvivi a questo. Questo sì che ci sopravvive. Stai bene? In famiglia abbiamo la scorzatura. Senti, quello che ho detto sulla missione alla base, ho sbagliato. Sei straordinaria. Mi rendi così fiera che riesco quasi a vedermi con Johnny. Quasi. Qua. Vorrei ritornare a quell'ultima missione. Non è facile accettare la mia morte certa o possibile. Ma ho riletto il file. Hai seguito gli ordini, salvando la squadra. Sono felice di essermi sacrificata per la Terra e per te. E hai sentito, Raiden? Nulla tornerà più come prima. Dovremo scegliere il nostro destino. Si sta rianimando. Liu Kang e Kung Lao non scherzavano su questo tizio. A tutte le squadre! Ritirata, ora! Eccoci. Era un po' che non vedevamo Liu Kang. Sta faccia da merda. E Jade. No, Kitana. Kitana però da morta. E pure Liu Kang da morta. Ha fallito. Al suo ritorno gli darò un nuovo potere per lo scontro finale. Oh, già si parla di battaglia finale. Boss finale. Puoi parlare. Abbiamo perso Shao Kahn, l'esercito del regno esterno e ora il dragone nero. Gli alleati di Raiden hanno sprecato tempo affrontando Kahn e Shao Kahn, mentre il nostro lavoro è proseguito senza pause sull'isola di Shang Tsung. Quell'isola ormai è in rovina. Cosa potremmo mai... L'arte del tempo richiede grandi quantità di energia grezza. Ogni anima lega la propria esistenza a questo potere. Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo di vita è contenuto in esso. Shang Tsung si nutriva di anime. Lui le collezionava. Nel pozzo delle anime, che risiede intatto sotto la sua isola. Io stessa ho scritto il destino di Shang Tsung e sono pronta a sfruttarlo. Le anime di Shang Tsung saranno mie.